Allora, ma se io vado... Tu, amico di Seth. Che è questo? Sei un tipo bello grosso. E vedo che sei ancora in forze. Se fossi un omaggione come te, farei qualcosa per la guardia che chiamano la Lama. È nella caserma delle guardie. Gli piace trascinare i prigionieri là dentro, torturarli. Quando ha finito dalle ciminiere esce del fumo. Ti chiedo soltanto di fare la cosa giusta. Beh, già che ci sono. Ah, lo scarico questo, praticamente. Vabbè. Allora. Oddio, che tanfo. Dei corpi, insomma. Non abbiamo niente, immagino. Infatti. Dobbiamo trovare un coltello. Oh, dei coltelli da lancio. Aspetta, qua c'è qualcosa. 5 corazze. Oddio. Ci hanno beccato subito. Ah no, ci hanno... Ok, imprigionato. Cioè sì, ci hanno beccato, però doveva andare così, si vede. Ok. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Non possiamo prendergli il coltello. Qualche modo, non so. Anche se siamo legati, magari. Non so, boh. Aia. Non ci ha ucciso. Ma non ci ha. Ah, cioè ci ha messo un inceneritore con tutti gli altri pensando che fossimo morti. Respira, vecchio. Ok. Proprio quello di cui avevamo bisogno, un coltello. No. Per un attimo non l'ho visto il cane. Pensavo facesse parte del pavimento. E tutti girati di spalle. Ma guarda te. Dov'è la lama? Forse sarà quello lì la lama, quello che ci ha torturato a noi. Allora aspetta, che ho visto qua un po' d'armatura. Non riesco a prenderla. Ecco. Come arrivo là? Chiuso. Lì cola il sangue. Vediamo, forse di qua. Un po' di vita. Oddio. Ah, ci abbiamo un comandante, eh? Girato. E siamo andati via lisci, eh. Eccolo. Era lui il comandante, ecco, della zona. Fatto. Ok. L'ha ucciso. Merda. Questo non potevamo salvarlo. Sì, siamo andati proprio via lisci. Cioè, guarda, va, tutti
Beh, è un po' esagerato, nel senso. Guarda, guarda. Aspetta. Cioè, non è possibile che tutti sono già proprio dalla parte giusta. Aspetta. Deve essere questo. I comandi per i sistemi di sicurezza. Ok. Sì, ma aspetta un attimo. Ho visto un'ombra, pensavo. Oddio. Ciao, va. Attiviamo quello che dobbiamo attivare. Ah, cibo. Ecco. Sistemi di sicurezza disattivati. Devo trovare sempre. C'era un documento. Bene. Parte del codice Enigma. Vabbè. Ma non nascondiamo il coltello? Ok. Oh, l'ho ammazzato, eh. Hai fatto la cosa giusta, vero? A volte è difficile capire cosa è giusto. Ma ciò che hai fatto lo è. Non ho dubbi. Va bene, posto, grazie. No, pensavo che era lui. Aspetta, dov'è che è? Dove è finito? È qui dentro? È arrivata con me sul treno. No. Ah, eccolo, sarà là. No. Dov'è? Ah, è lui, Madonna, è qui. A volte bisogna poter resistere senza ricorrere alla violenza. Una minima modifica alle sostanze chimiche destabilizza la miscela, erode la solidità strutturale e sviluppa la muffa. Ah, i sistemi di sicurezza? Quanto? Bene, Shimshon, com'è che ti chiami? Blazkowicz. Blazkowicz, sì, Blazkowicz. Ora che la sicurezza è disattivata, potrai superare il cancello, attraversare la fabbrica oltre il cancello blu e raggiungere il blocco 6, dove è situato l'edificio di comando. Infiltrati e recupera una batteria di Tronic. Fai in fretta, prima che qualcuno si accorga di cosa hai fatto. Beazlaha, Ingola. Quello cos'è? Buona fortuna. Ok. Sono girati di spalle tutti anche qui. Cioè, giusto per facilitarci il compito. Ok, di qua. Ma non c'è nessuno. Ci siamo. L'edificio di comando del campo. Non c'è veramente nessuno. Oh. Sembra strano. Sembra molto strano. Colleghiamo i fili. No. Dai, ok. La batteria deve essere qui da qualche parte. Questa è vita. Qua non possiamo andare. Scaletta. C'è anche silenzio proprio. Boh. Secondo me è una trappola. Non so perché questi sanno già tutto. Passi. Sento dei passi. Ma non vedo nessuno. Guarda. Vieni di qua, aspetta. No.
Questo è andato. Per un attimo pensavo venisse da me, e invece no. Oddio. Nelle palle. Ok, adesso sì, questo ci siamo, cioè. Ok. Nel senso, non è che tutti devono essere girati di spalle, voglio dire. È molto improbabile. Aspetta, Aspetta, Là c'è uno. Ma il quadro, c'è anche un cane. Io ammazzerei prima il cane. Aspetta. Calma. Beh, sta un po' girato. Ok. Forse meglio prima lui, va? Cane che non vede, beh, effettivamente non ci fiuta neppure. Un attimo, ok. Chi è? C'è qualcuno? Sì, avevo visto questa testa, forse un trofeo. Andiamo. Sì. Un documento. Cioè, codice enigma. Salute. Salute, vabbè. Bicicletta di qua. Ah, ecco. No. Invece sì. Siamo in un'officina. Merda. M'ha visto. Ok. Ho reagito in fretta. No. Ah, l'abbiamo trovata. Perché l'abbiamo trovata? Ok. C'è nient'altro. No. Va bene, prendiamo la nostra batteria. Bella scossa. No, ci ha fatti svenire. Den erkenne ich von der Selektion wieder. Na nein. Noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Seinem Abzeichen zu hinterlässt ein Amerikaner und ein Anarchister. Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm. Allen Insassen von Block 4. Und eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmiert sie ans Haus. Jawohl, Herr Kommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder wie stank diese Sorte ist. Mach, was du willst. Cosa ti è venuto in mente? Stupido idiota. Fine, ci hanno beccato. E ci hanno scoperto. Si sono ricordati di noi, oddio. Ehi, la batteria. Sì, to. La batteria ce l'hai? Sì che ce l'ho. Cavolo. Devo fare qualcosa? Non ce l'ha fatta? L'ha uccisa? Gli ha stritolato la testa, Fide. Non è morta. Per i tuoi crimini morirai come un verme. Ti darò la caccia. Ti troverò anche in capo al mondo.
La tua pelle verrà carbonizzata e il tuo grasso sciolto. I tuoi amici sterminati. Alla fine darò in pasto le tue carni alla fornace. Beh, sarà morta, presumo. Cioè, voglio dire. Un volo del genere. Siediti, grande uomo. Ah, comandiamo noi il bestione manualmente? Bello. Liberiamo tutti. Hai capito, Shinji? Torniamo al campo e apriamo le porte del garage. Rubiamo un veicolo e sfondiamo i cancelli. Andiamo. Posso. Ok. Premere T per sparare i razzi. Premere passare la mitragliatrice. Ah, ok. Andiamo. Vai, figata. Ma possiamo frantumare tutto? Non so. Ah, stava ricaricando. Facciamo saltare. Dai. Vediamo con la mitragliatrice. Aspetta. Ma distruggiamo tutto così o... No, ok. Beh, insomma, un buon pezzo sì, però, eh. Ok. Un altro robot. Dai, sta ricaricando. È resistente, uè. Oh, non muore. Ah, ok, è morto. Ok. Qualcun altro. Dov'è? Ah, qui. Sì, ma il vostro cemento è ammuffito. Scusate, dov'è? Guardalo. Aspetta, va. Ok. Ah, escono da lì, eh. Hanno dei lanciarazzi! Aspetta, aspetta, adesso li neutralizziamo su. Porca. Ma questo... resistente, oh. Non muore. Oh, è morto, perfetto. La mitragliatrice è proprio infinita. Non ha neanche il tempo di ricarica. Quindi forse è come più la mitragliatrice, eh? Forse. Un altro. Perché è un danno continuo. Va, l'abbiamo sconfitto subito. Oddio, c'è uno con lanciarazzi. E se usiamo... Aspetta. No, no, cosa sto facendo? Vabbè. No, ci ha preso. Vabbè. Ok. E infatti è meglio la mitragliatrice. Infatti. Adesso sconda lì. Ecco, allora c'è uno con lanciarazzi che esce da lì. No, c'è uno normale. Facciamo fuori il robottone. Ok, aspetta. L'ho preso o no? Non riesco a prenderlo. Maledetti. E dai, muori, su. Ci sta facendo fuori. Ok. Ok. Dobbiamo sfondare qualche cancello. Raccogliamo corazza. L'ho notato adesso. No, aspetta, di qua. Qua c'è della corazza. Sparo un po' a caso. Vlaskovic, lasciami su quel tetto. Entrerò nel garage e aprirò i cancelli. Va bene. Ecco. Ok, abbiamo la vita massima adesso. Mi sa, eh. Non è che ci colpiscono, no. Fanculo i nazisti. Ehi, Blaskovic, sto aprendo i cancelli!
Vai, apri, apri. Proteggili, Blazkowicz! Da dove arriveranno? Da qua. Non il camion, prendete quel veicolo, ma aspettateci! Abbiamo la strada! Non arriva nessuno. Ok. Da da, ok. Correte, correte, correte da questa parte, presto! Ah, arrivano da qui, eh. La madonna. Che lancia razzi, oh, oh. Preso. Un altro? Beh, non lo vedo. Oh, ci proviamo. Ah, eccolo. Bastardo. Un altro. Ok, forse è morto. Un altro qui, morto. Oh, oh, oh. Oh. Eccolo, eccolo. Maledetto. Aspetta. Guarda. Dai, dai. Morto? Forse sì. Stavolta sono bastati pochi meno colpi. Poi mi ha quasi ucciso anche stavolta. Quasi. Ok. Va bene. Andiamo, andiamo. Ok. Seconda evasione. Chi è? Oh madonna. Ma no. Come ha fatto a sopravvivere? Mizio, che osso duro. Odio fare i complimenti, ma comincio a comprendere l'utilità di un fisico da scimmione come il tuo, signor Blazkowicz. Da Sikkad, dimmi, che cos'è? Da Sikkad è un'antica società mistica. Per millenni abbiamo agito nella massima segretezza fino ad ora. Che cosa fate? Pregate? No, no, Mamulu. Non preghiamo, inventiamo cose, Mamulu. La tecnologia sviluppata dai Dasihad è secoli avanti rispetto a tutto ciò che potete immaginare ed è molto pericolosa nelle mani sbagliate. I nazisti hanno trovato il rifugio, rubato i nostri segreti, li hanno usati per vincere la guerra. Tutto quello che hanno ottenuto si basa tutto sulle nostre conoscenze. Ma quello non era l'unico rifugio. Ne abbiamo centinaia nascosti in luoghi segreti in tutto il mondo. Centinaia, alcuni piccoli e provvisori come quello trovato dai nazisti, altri con saloni ricolmi di conoscenza fino al soffitto, invenzioni incredibili. Cose che potrebbero sembrarvi magia. Ora io posso aprire per voi i cancelli di un simile santuario. Raggiungerlo sarà una vera sfida. Che cosa ci vuole? Beh, questo rifugio è nascosto sotto l'Oceano Atlantico. Sarà necessario un sottomarino che raggiunga grandi profondità, è tutto. Rubare un dannato sottomarino nazista? È questo che proponi? Sei fuori di testa! Io so come trovare un sottomarino, ma per funzionare il piano richiede questo aggeggio. Puoi sistemarlo? Signora, sono un ingegnere da Sikkad, posso farlo ad occhi chiusi. Bene, avremo anche bisogno di alcune aggiunte extra. Ti preparerò un elenco completo. Blazkowicz, saresti così gentile da dargli una mano? Certo. Oh, sehr gut, sehr. Ah, se è sopravvissuto lui. Ah, è un po' ferito. Mi occorrerà un kit da saldatura, per favore. Mm-hmm. Ok. Seth? Sì. Sto cercando di capire cosa facevi esattamente in quella tua organizzazione. Eri una sorta di ingegnere sovrannaturale? Sovrannaturale? Noi non crediamo nel sovrannaturale, Mamulu, crediamo in Dio.
La Dasikad è una filosofia, un modo per comprendere Dio tramite la conoscenza. Si basa sul puro ragionamento, puro pensiero razionale. Niente babchi soprannaturali. Ah, quindi tutto quello che avete creato, per cosa avevate intenzione di utilizzarlo? No, tu non capisci, Mamulu. Non c'è mai stato uno scopo o un intento dietro l'atto della creazione. Noi creiamo per entrare in comunione con Dio. Riesci a capirlo? Mi sono persa. È come un'equazione matematica. Forza, forza, Meidele. Ogni equazione risolta ti porta più vicino a Dio. Ma non avevate intenzione di usarlo? L'atto stesso della creazione è il suo obiettivo. Oh, Tazoi, Meidele. Sì, sì, c'è qualcosa di giusto nelle tue Chainik. Riesci a cogliere questa differenza? Mamulu, il rifugio dei Dasikad che sto per rivelarvi non è una sala dei tesori, è un deposito geologico che protegge alcune delle nostre creazioni più pericolose per la sicurezza del mondo esterno. Il loro scopo è già compiuto, lo capisci? L'importante è che ci aiutino. Continuo, continuo. Ok. Quanto pare ci sono questi scienziati che hanno conoscenze, insomma, avanzate. Oh, che c'è? Ah, un altro prigioniero. Ok, dov'è che devo cercare? Che piange? C'è? Qualcuno sta studiando gli elicotteri. Mi dispiace. La mia fede nuziale. Non la trovo. Sono così maldestra. L'ho persa quando siamo tornati. Non vale molto, ma è tutto ciò che mi resta di lui. Del mio amato Sebastian. Non so... Cerca l'anello. Vabbè, lo troverò anche questo. Vabbè, almeno ci sono... Meno male ci sono questi momenti di... pausa. Se vado a dormire... Aspetta... Ma dove era il mio letto? Sì? Vabbè, qui è impegnato. Era questo, sì. Se io vado a dormire, mi risveglio con un potenziamento della salute. Vediamo. Ah. Porca puttana, Tecla. Perché non dormi? Cerco di evitare. Non sai mai se ti risvegli. Lascia che ti chieda una cosa. Lui non può capire. Dove finisci quando perdi conoscenza? Perché disturbarsi? Cosa? Sorpresa, sorpresa. Hai un cervello. Il cervello è uno strumento computazionale basato su processi elettrochimici. La tua coscienza è solo una proprietà emergente di tali processi. Un volto neutro come quello di un bambino, cioè equivale ai tuoi processi elettrochimici. Hai l'esperienza di un'esistenza costante. In questo preciso momento tu sei tu, lo stesso tu che eri in passato, e hai la sensazione di percorrere il continuo del tuo essere tu nel futuro. Mi segui? Non sembra. Continuo. A volte il cervello potrebbe essere soggetto a traumi, arrestando temporaneamente i processi elettrochimici. Ad esempio un pugile messo al tappeto. In quei momenti il cervello non gestisce più i processi elettrochimici che generano la coscienza. Pertanto si perde conoscenza, perdi conoscenza. In questi momenti la tua coscienza, cioè chi sei, il continuo del tuo essere te, cessa di esistere all'interno del mondo fisico. Poi, momenti più tardi, i processi elettrochimici possono riprendere, permettendo alla coscienza di riemergere dalle informazioni conservate nel cervello. Ma io mi chiedo, dove sei nel frattempo? No, è troppo stupido. Non dobbiamo forse supporre che quando la coscienza è persa la persona muore? Se una nuova coscienza appare o meno nello stesso cervello, la cosa è irrilevante per la coscienza morta. La nuova coscienza è semplicemente una nuova persona. Emergendo dallo stesso cervello, ha accesso a tutti i ricordi e le strutture cognitive della coscienza morta, perciò pensa di essere la stessa persona, ma in realtà è solo un impostore. Eredita il corpo e il cervello del precedente abitante, ora morto. Sì, come parlare a un bambino. Che mi dici dell'anima? L'anima... lo sapevo che era stupido. Non esiste alcuna anima. Siamo macchine biologiche, né più né meno. Idiota! L'anima è solo un concetto inutile creato dai sacerdoti e dai sognatori. Tu sei un'anomalia, sì? Un inutile emarginato. Un ridicolo buffone, ecco cosa sei!
E non si è svegliata per tutto sto tempo. Cioè, voglio dire, che sonno pesante. Vabbè, torno a dormire, eh. Cioè, boh. Non so proprio cosa pensare di te. Sei qui per aiutarmi? Mi sembri irrecuperabile. Su cosa stai lavorando? Raccolta dati, attività naziste, schemi comportamentali, nostri, loro, fare i conti, sviluppare previsioni, dove stanno assegnando le risorse, dove colpiranno la prossima volta e dopo, quali andamenti influenzano le loro azioni, capire le loro scelte prima che le compiano. Parli come se il futuro fosse inevitabile, come se le scelte fossero già compiute. Oh. Credi davvero che esista il libero arbitrio? Sai così poco del mondo. Puoi essere il capitano della tua stessa sorte? Non puoi vincere. Non puoi combattere contro la fisica. Controllo io le mie azioni. Questo lo so. Tutti i fenomeni del mondo fisico seguono la semplice regola di causa ed effetto. Il tuo cervello non fa eccezione. Conosci le cause e prevedi gli effetti. Lo stesso vale per tutto il resto. A che serve allora l'arsenale? Mi preparo alla fine. So dove conduce la mia strada e ho intenzione di portare con me quanti più nazisti possibili. Hai esperienza con le armi da fuoco? Mi insegnerai. Pensa a te, tutto. Forse era un filmato extra questo, eh? Sì. Potenziamento salute, sì. Bisogna ricordarsi di andare a dormire, eh? Perché chissà cosa può capitarci.